Bentrovati in una nuova puntata di Come Diventare, sempre con i nostri amici di Ecampus. Stavolta siamo felicissimi di avere come ospite Claudio Pagliara. Con lui parleremo di com'è la vita di un corrispondente da New York, parleremo di Hong Kong, forse, anche di congresso americano, ma anche di cosa studiare per riuscire a fare il giornalista. Bentrovato Claudio Pagliara con noi. Grazie dell'invito. Dove si affaccia il tuo ufficio? Si affaccia sulla 45esima strada tra la quinta e la sesta, l'ufficio Rai, dove ci siamo trasferiti da appena 3 mesi. Esatto. Claudio Pagliara, giornalista Rai, è corrispondente appunto dall'ufficio di New York, una lunghissima esperienza di corrispondenza in giro per il mondo, chiaramente. La prima domanda è molto facile per noi, ma forse un po' più difficile da rispondere. Come si diventa corrispondenti? Nel mio caso, dopo 20 anni di, come dire, gavetta nelle varie redazioni, non solo Rai, perché ho iniziato una carta stampata, e 7 anni di caporedattore esteri del TG2, l'azienda mi ha appunto promosso corrispondente. Sono 20 anni che sono corrispondente a Parigi, Gerusalemme, Pechino e da 3 anni qui a New York. Come si diventa? Ci sono tanti modi, ma forse il modo, naturalmente non si entra nella professione da corrispondente. Si entra, si fa prima il giornalista, ci si occupa di politica estera e si fa l'inviato spesso nei vari posti e poi se questo rientra nelle aspirazioni del giornalista si chiede, si fa domanda. Nel caso della RAI ci sono job posting, si fa domanda per un ufficio di corrispondenza e si deve ovviamente essere selezionati dai direttori di testata, nel caso della RAI anche dall'amministratore delegato. Certo. Hai ricordi della tua prima corrispondenza da Parigi, che è stato l'inizio di questo tuo lavoro nuovo? Senz'altro, tantissimi ricordi, bei ricordi, grande entusiasmo, per me è un'esperienza nuova, diciamo relativamente facile rispetto alle altre, avevo già una perfetta conoscenza della lingua francese, avendola studiata come prima lingua straniera, a scuola, prima ancora dell'inglese, quindi è stato relativamente facile. Ed è stata un'esperienza molto entusiasmante. Ricordo a Parigi si faceva molto costume anche, quindi un paese vicino a noi, un paese con cui siamo profondamente legati sia per l'amore reciproco che abbiamo noi della Francia e la Francia per l'Italia, con grandi scambi economici e qualche problema naturalmente perché c'è sempre una certa competizione tra i due paesi e ci guardiamo un po' reciprocamente con sospetto. I cugini, ma fa anche vita mondana il corrispondente. Poca, si lavora troppo. No, scherzo, ovviamente, più che altro non una vita mondana, direi di no. Però certamente a Parigi, ad esempio, all'epoca si seguiva molto la moda e quindi c'erano delle serate in cui come giornalisti eravamo invitati quando ci sono le tradizionali sfilate di alta moda o di prêt-à-porter, mi ricordo, sicuramente più vita mondana a Parigi che nelle sedi successive. Certo. Senti, la rivoluzione dei ragazzi con l'ombrello di Hong Kong nel 2014, le guerre di Gaza 2008-2012, attentati terroristici in Israele, ovvero la seconda intifada, e poi l'assalto al congresso americano ben recente del 2021. Qual è stato il momento delle tue corrispondenze, scusate, più sconvolgente, più difficile? Tutti questi appuntamenti hanno segnato molto la mia carriera, insomma, non solo la carriera, ma direi anche come persona, no? Perché poi alla fine un corrispondente è un testimone che deve con umiltà raccontare quello che vede e riferire dei punti di vista delle parti quando c'è un conflitto. Sicuramente è stato molto bello per me seguire la rivoluzione degli ombrelli di Hong Kong, purtroppo finita con poi una legge che ha cancellato quella fragile democrazia a Hong Kong, però
Devo dire, vedere questi ragazzi che avevano l'età di mio figlio, neo universitari, che organizzavano con questo grande coraggio e con il sostegno pieno delle loro famiglie questa grande protesta che è cresciuta nell'arco dei giorni in questa Hong Kong estiva, in piena estate del 2014, con temperature torride, eppure restavano tutta la notte, tutto il giorno a protestare, sfidando i candelotti della polizia di Hong Kong, e poi erano incredibilmente attenti a pulire tutto quello che restava. C'era un'organizzazione dietro incredibile, una grande civiltà. Quello è stato un momento molto toccante, ma naturalmente gli attentati, la lunga catena di attentati, sono arrivato a Gerusalemme nel 2003, quindi in piena seconda intifada di attentati terroristici. Quello è stato, sono stato testimone di una pagina di storia molto difficile di Israele, e questo mi ha molto colpito anche dal punto di vista personale, anche perché a volte sono arrivato troppo presto, no? Si deve arrivare sempre in fretta in queste cose, ma a volte si può arrivare troppo presto, cioè quando si arriva troppo presto, perché è successo qualcosa, un attentato terroristico in un caffè a Gerusalemme, che è successo a 100 metri da dove mi trovavo, uno arriva prima ancora delle squadre di soccorso. Quello che vede è qualcosa che forse non dovrebbe vedere, certamente non può essere descritto nelle immagini che uno riprende, perché è troppo brutale, troppo... Però ecco, sono cose che restano nella memoria e non se ne vanno più, e a volte anche purtroppo negli incubi. Certamente. Claudio Pagliara è di Frosinone, ha iniziato questo mestiere grazie a una borsa di studio, ha fatto molta gavetta, ce lo hai anche raccontato, ad un ragazzo come i tanti che ci stanno guardando in questo momento di eCampus, che vuole cominciare magari dalla provincia a fare questo mestiere, cosa consigli? Io vado sempre molto volentieri quando mi invitano nelle scuole a parlare di questo. Non appartengo a quella categoria di giornalisti che spegne i sogni dei giovani, no? Dice no, per carità, non è più così. No, io penso che un giovane deve avere i sogni, e se il sogno è di fare il giornalista deve mettercela tutta. Nel mio caso erano altri tempi, ovviamente c'erano delle borse di studio, oggi ci sono le scuole di giornalismo per muovere i primi passi nella carriera. Ci vuole tanta passione e molta umiltà. Non bisogna immaginare che il giornalismo è appunto la corrispondenza da New York, quello può essere un punto d'arrivo, ma i rudimenti di questa professione si imparano soprattutto per strada, anche facendo delle cose molto semplici, raccontando un banale incidente stradale o raccontando un qualcosa di società e costume che colpisce. Alla fine il racconto della storia è lo stesso, sia se la storia è molto piccola, sia se la storia è molto grande. Bisogna acquisire quegli strumenti per raccontare una storia e catturare anche l'attenzione del pubblico, per poi progredire nella carriera. Se c'è questa passione, gettatevi nella professione. Ovviamente, io dico sempre, purtroppo in Italia spesso, troppo spesso, questa professione non viene retribuita, e questo bisogna rifiutarlo assolutamente. Io penso che se qualcuno lavora come giornalista e scrive un pezzo, ha il diritto di essere pagato. Se non venite pagati è un cattivo segnale, non è una testata corretta. Il lavoro da giornalista va pagato e va retribuito. Naturalmente bisogna anche studiare per quello, bisogna capire quali sono gli strumenti. Le scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine dei giornalisti e dal Sindacato dei giornalisti sono degli ottimi punti di partenza. Grazie. Grazie mille a Claudio Pagliara, corrispondente della RAI da New York, e ti vediamo prestissimo, ovviamente, in televisione. Grazie. Grazie di questo spazio. Buon lavoro.